L'ultimo viaggio di David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo, è stato verso Sutri, una meta che sembrerà insolita a chi non conosce la vera storia di Sassoli, profondamente legato al comune viterbese fin da bambino, tanto da sceglierlo come luogo della sua sepoltura. Ieri il feretro di Sassoli è giunto a Sutri, dove è stato salutato dal caldo abbraccio dei cittadini, abituati a vederlo in paese nel tempo libero e anche a parlare con lui. Lo ricorda il vice sindaco di Sutri, Lillo De Mauro, con una frase che gli diceva Sassoli, in cui racchiusa tutta la sua statura umana e politica. Pensa solo alla gente. Allora, Lillo Di Mauro, vice sindaco del comune di Sutri, pensa alla gente. Lei ha detto questa frase nel ricordare i dialoghi che intratteneva con il presidente del Parlamento europeo, Davide Sassoli, che ha scelto di fare il suo ultimo viaggio proprio a Sutri. Che legame c'era tra il presidente e Sutri? Un legame sin da bambino con la città di Sutri, perché i suoi genitori avevano preso una casa qui in città e sin da allora frequentavano Sutri, e poi la scelta come seconda dimora per venire a riposarsi, insomma, da tutti gli impegni che lui aveva istituzionali, eccetera. E come ho già detto, era uno di noi, perché lo si incontrava nei bar, aveva un sorriso per tutti, una parola per tutti, e quindi è un onore che abbia scelto di voler riposare qui a Sutri per il suo ultimo viaggio. Era un cittadino quindi di Sutri. Che messaggio politico lascia? Il messaggio politico è altissimo. Il messaggio politico è un messaggio di uomo, che è quello dell'accoglienza, è quello dello stare vicino ai più deboli, e non era un modo di dire, era uno stile di vita di David. E quindi non possiamo altro che far conto di quanto lui ci ha voluto insegnare. C'è un ricordo particolare che le sta particolarmente a cuore? Ma ce ne sono molti, ma quello a cui, come dire, tengo di più è quando ho dovuto fare delle scelte politiche anche difficili, è stato lui a consigliarmi quello che dovevo fare.
Proverò a dire qualcosa della commozione che non tenerà il sopravvento. Perché non avrei mai immaginato oggi di essere qui a fare le sveglie prima di tutto di un amico. Un amico che mi ha insegnato tante cose, il quale spesso mi sono confrontato anche quando era presidente del Parlamento europeo, sulle mie famiglie, sui miei timori, e lui ha sempre risposto con quel suo modo buono e soprattutto volto all'interesse comune. E mi diceva: pensa solo alla gente, pensa al bene delle persone, perché tu già operi in questo anno. Ma non è di questo soltanto che volevo parlare. In nome della città accogliamo un amico, una persona che lo incontravamo per le strade, una persona che vedeva il caffè nei bar, una persona che aveva un sorriso per tutti, una persona che ha fatto di Sutri la sua città e che oggi ci inorgoglisce, perché oltre ad essere un grandissimo rappresentante delle istituzioni è soprattutto un grande uomo. E Sutri ha accolto con grande e immenso piacere e gioia la sua volontà di essere tumulato in questa città, e noi abbiamo agito affinché la sua volontà possa essere soddisfatta. Quindi grazie Davide per tutto questo e grazie a tutti i rappresentanti dei comuni, del presidente della provincia che hanno voluto testimoniare la loro presenza, insomma, e il loro affetto a un grande uomo. Grazie. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Signore Gesù Cristo, che riposando per 3 giorni nel sepolcro, hai illuminato con la speranza della risurrezione la sepoltura di coloro che credono in te. Fa che il fratello nostro Davide riposi in pace, fino al giorno in cui che sei la risurrezione e la vita, lo chiamerai a contemplare la gloria del paradiso. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Per la misericordia di Dio le anime dei nostri fratelli defunti riposino in pace. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.